18 anni fa inizia la storia di un'associazione, di volontariato, che si chiama appunto Associazione della Drappa, che ha come obiettivo, molto semplice, quello di provare ad abitare un luogo con una storia molto particolare, molto enigmatica, no? Che è quella della Drappa di Soldevoli. Un edificio che viene costruito a partire dalla metà del Settecento da, a caso, un imprenditore tessile biellese, Gregorio Ambrosetti di Soldevoli, che però vuole realizzare un monastero, questa è l'anomalia. Non sappiamo bene il motivo per cui Gregorio volesse realizzare un monastero, sicuramente aveva dei motivi personali, religiosi, ma aveva probabilmente anche delle risorse da reinvestire, era padrone di Mezzavalle, aveva molti interessi. Sta di fatto che questo edificio, questa utopia, no, di una sola persona contro tutti, perché abbiamo gli oppositori, si ferma con la sua morte, l'edificio rimane incompiuto, non viene abitato dai monaci passionisti che sempre fossero quelli ai quali era destinato, ma paradosso e colpo di scena viene abitato dopo la sua morte per 6 anni, tra 1796 e 1802, da un gruppo di monaci trappisti in fuga dalla Francia rivoluzionaria. Paradosso è che l'utopia di Gregorio di realizzare un monastero non si sarebbe realizzata senza la rivoluzione francese, perché gli trappisti non sarebbero arrivati lì, per caso. Il nome però del luogo deriva da quei 6 anni, in cui effettivamente quel luogo incompiuto è stato un monastero, è stato adattato alla regola trappista, non era pensato per i trappisti, sicuramente era un luogo adatto a un monastero. E cosa succede dopo? Beh, nel 1802 Napoleone conquista Piemonte e spedisce di nuovo all'intente i monaci e l'edificio viene confiscato dallo Stato francese, rimesso all'asta e riacquistato senza averlo neanche venduto, perché i monaci non erano stati in grado di pagare il contratto che avevano fatto per l'acquisto dell'edificio, dal figlio maggiore di Gregorio Ambrosetti, che lo riacquista evidentemente per orgoglio, avendolo perduto per ragioni politiche. Da quel momento però l'edificio viene completamente abbandonato, salvo una piccola parte che viene utilizzata come alpeggio estivo, da una famiglia di alpeggiani di Soldevoli, che poi per 4 generazioni lo utilizzano appunto come alpeggio intermedio. Ed è la parte che si è meglio conservata dell'edificio, ovviamente, perché è stata usata. Tutto il resto, 2/3 dello stabile, è andato gradualmente in rovina. Ma si è arricchito in 200 anni di abbandono di centinaia di tracce, no? Lasciate da tutti quelli che, incuriositi da questo enorme edificio che ci si trova di fronte, no? A 1000 metri, dove non ti aspetti assolutamente quella cosa lì, hanno voluto lasciare la propria firma, no? Come si lascia la firma sul banco di scuola, perché è un luogo importante, no? E quindi lasciare la firma in un posto del genere vuol dire aggiungere delle tracce a quelle lasciate dai monaci trappisti che sono ancora lì, e quella lasciata dal curatore, da chi l'ha costruito, dagli artigiani, eccetera, eccetera. Quindi diciamo, alla fine un luogo privato, evidentemente, è diventato, per questa storia così particolare, il luogo di tutti, no? In qualche modo, perché tutti si sentono legati, no? I biellesi, ma forse non solo, per quelli che lo conoscono, a un luogo come quello, proprio per la sua storia enigmatica. E c'è un aspetto che poi lì si innesta un po' il nostro percorso, ed è il fatto che l'edificio è incompiuto. Allora, un edificio incompiuto evidentemente ha dei gradi di libertà e di continuazione molto più grandi di un edificio completato, no? E quindi è evidente che si presta alla continuazione. Quello che cerchiamo di fare è continuare l'edificio, ovviamente a partire dalla sua conservazione, perché 20 anni fa l'edificio stava letteralmente cadendo in rovina, quindi la ricerca dei fondi, il molto lavoro fatto dei volontari, la cosa poi si sviluppa anche perché negli stessi anni nasce l'Ecomuseo Valerio Serra, quindi diciamo ci sono più persone che partecipano al recupero dei patrimoni locali, un ecomuseo che evidentemente è uno strumento nelle mani degli abitanti, non è tanto è anche un qualcosa che viene visitato da un pubblico esterno, ma non è evidentemente un museo, no? Un ecomuseo deriva dall'idea che oikos, no, eco, il prefisso è casa, cioè
cioè è un museo di comunità, potremmo dire, no? Quindi attraverso questo progetto si sviluppano tutta una serie anche di iniziative che iniziano a dare la possibilità di abitare quel luogo, no? Quindi fin dall'inizio, anche se l'edificio crollava letteralmente, l'idea era poterlo abitare magari per 2 settimane all'anno attraverso dei campi di lavoro che abbiamo organizzato con i servizi civili internazionali. E questo è stato un modo per abituarsi a quel luogo, abituarsi a sentirselo come proprio, no? E quindi piano piano aggiungere altre tracce, ovviamente, non aver paura di aggiungerle, perché aggiungere le tracce come voleva vuole anche dire cancellare delle altre. Quindi l'idea non è restare doloroso di una cosa che non è neanche finita, è continuarla al proprio modo, lasciando a chi verrà dopo la possibilità di fare altrettanto, no? Quindi questa è un po' l'utopia dal nostro punto di vista. Della trappa. Le persone che partecipano a questo progetto sono persone molto diverse, accomunate non tanto da un'idea su come recuperarlo, da una professione, da una formazione, da una competenza, eccetera, ma dall'idea di prendersi cura di un luogo e continuarlo, no? A proprio modo, no? Abitarlo e ovviamente aprirlo a persone che sono interessate a usare un posto del genere. Quindi piano piano si creano anche le condizioni per creare una piccola economia che sostiene poi la possibilità per molti di aggiungere un piccolo lavoro, piccolissimo, a quello che ognuno di noi continua poi alla fine a fare. Però questo è importante perché è una tendenza, no? Alla fine è un tentativo, una progettazione tentativa, no? Si capisce anche il motivo per cui si dice tentare con nuoce, no? Effettivamente tentare malapena, non nuoce. Bisogna provarci, bisogna provarci a mettere le mani e poi magari avere il tempo di teorizzare quello che si sta facendo. Quindi siamo dentro questo percorso. Non abbiamo appunto l'idea di finire la trappa, ci interessa continuare il nostro conto, ci interessa che più persone possibile arrivino lì, possano mangiare, dormire, proporre un'attività, conoscere un paesaggio di cui la trappa è parte e che ha generato la trappa. Se all'inizio, dal mio punto di vista di architetto, il recupero della trappa era una cosa interessante per la mia materia, per il mio lavoro, oggi è l'ultima cosa che mi interessa. Quello che interessa è dare un senso a quel luogo abbandonato in un paesaggio che deve continuare a vivere, perché se muore quel paesaggio, muore anche quel luogo. Ed è un paesaggio costruito da generazioni di alpigiani che hanno plasmato. Senza queste persone quel paesaggio in pochissimi anni, dopo sta succedendo perché sono molto, molto meno gli alpigiani, diventa una cosa molto più interessante, diventa un nuovo luogo. E quindi è importante lavorare con i produttori, è importante lavorare, fare in modo che continuino a stare lì, fare in modo che il loro prodotto abbia un valore. Da lì il rapporto con Slow Food, la nascita di un presidio e così via. Questo è un po' il lavoro che stanno facendo diversi musei in Italia, no? E che secondo me si lega poi alla fine ai temi di cui si parla questa sera in altri incontri, a volte si deve dire anche alla trappa, no? Quindi bisogna intrecciare le esperienze e fare in modo che alla fine tutte aiutino ad andare in un'altra direzione, no? Sostenibile e soprattutto responsabile. Alla fine questi progetti servono, a mio parere, prima di tutto per una sorta di riconoscenza e di riabilitazione, no? Di riconoscenza nel senso di riconoscere le cose dall'interno, cioè mettersi nei panni di chi ha costruito i paesaggi, di chi li ha generati, di chi li ha utilizzati per vivere. Ognuno di noi fa un lavoro ormai che potrebbe fare non importa dove, no? Collegato a un terminale, è un po' una vita terminale. Cioè quello che conta è anche avere un legame con i luoghi in cui si risiede, non basta risiedere, bisogna abitare. Abitare vuol dire avere anche dei legami economici con i luoghi, no? Capire che non tutto è perduto, che un giovane può trovare delle cose interessanti nel posto dove abita, non necessariamente deve andare all'estero o in giro per fare altre cose. È veramente importante che avere un'esperienza. Questa è un po' la dimensione. Non so, io potrei continuare, forse la pillola appunto serve solo ad accendere la pizza e quindi mi fermerò qui. Dico
dico solo una cosa, che poi magari è lo spunto per una lettura. C'è un bellissimo libro di Giorgio Agamben, che è stato uscito 2 o 3 anni fa, sul il titolo è Altissima Povertà, e parla di, racconta di come i francescani abbiano introdotto nella pratica una separazione tra l'uso e la povertà. Non possedere niente non vuol dire non poter usare le cose. Allora, in un mondo come il nostro, in cui siamo circondati da relitti che derivano da altri mondi, di cui non sappiamo neanche più l'origine, trappolo e relitto, ma ci sono 1000 relitti dappertutto, no? Tutti i paesaggi che ci circondano la nostra casa sono dei relitti, perché non hanno più una funzione, non sappiamo più da dove vengono, che senso hanno, se si creano, come vengono utilizzati. Forse una strada interessante è pensare, può essere questo un paradosso, all'uso civico della proprietà privata, a questo punto, no? I beni comuni, civici eccetera possono rinascere, questa idea può rinascere anche utilizzando delle cose, dei contesti che non sono di proprietà ma di chi li usa, ma forse chi ne è proprietario non so neanche più di esserlo, e quindi c'è un campo interessante dove muoversi tutti insieme, non vuol dire occupare ovviamente, ma vuol dire trovare dei nuovi modi per abitare ciò che abbiamo qui intorno.